Buonasera. Buonasera. Esperti dalla vicina Puglia, un esempio di grande successo, frutto di innegabile talento, ma anche dalla potenza comunicativa dei media. Primo ballerino, poi opinionista, qual è il ruolo che l'ha intrigato maggiormente? Ma sono due ruoli completamente diversi, però entrambi intriganti. Diciamo che la danza è il mio primo amore e mi esprimo meglio quando non parlo e mi muovo. Però poi è successo per caso che parlando è venuto bene, insomma il pubblico ha gradito. Forse riesco a comunicare meglio Gianni Sperti ballando. Qual è il personaggio più affascinante che ha conosciuto nella sua carriera fino a questo momento? Il più affascinante, sarei un po' di parte in questo momento, però è la verità, il più affascinante è la signora De Filippi per la sua capacità, per come riesce a capire chi ha di fronte e cercare di mettere a proprio agio. Le dispute che si accendono a uomini e donne a volte danno l'impressione di essere un po' costruite, lei conferma? Impossibile, non possono essere costruite. No, io entro negli studi senza sapere quello che succederà, senza sapere dell'esterno e sapere nulla. La gente si comporta come meglio crede o peggio crede. È ovvio che se ci fosse un copione sarebbe già venuto fuori, insomma. Due aggettivi per Tina? Bisbetica indomata, no, è un talento perché è un personaggio unico, non ho mai trovato una donna come Tina in tutta la mia vita e mai la troverò, ed è una grande amica. Il balletto acrobatico classico moderno affascina sempre tanta gente, come è cambiato secondo lei nel tempo la didattica, anche l'approccio? Ma diciamo che la base c'è sempre, è cambiato che si cerca di dare un po' più ascolto alle sensazioni interne che ha una persona, un ballerino che cerca di esternare più che a rispettare dei canoni e una rigidità che è un po' più vecchiotta. Grazie, ma volete fare la stanza? Sì, ciao. Grazie, non ce la faccio. Non ce la faccio. Qual è il segreto per capire se si è portati per questa carriera artistica? Non lo so, io penso che intanto bisogna ascoltare il proprio cuore, quello che ti viene di fare lo devi fare e forse ti viene anche bene, però per me il metro di misura è stata la reazione di chi mi guarda, quando ha gradito quello che faccio e vuol dire che funziona. Orologi, anelli, catenine, qual è il suo rapporto con i preziosi? Non ho nulla, ho solamente un piercing che ho fatto quando avevo 24 anni e non ero single e mi è rimasto. Uomini e donne sullo schermo, uomini e donne, ma anche bambini, anziani qui in questa gioielleria. Qual è il significato che annettete a iniziative del genere che avvicinano i divi dello schermo con il loro pubblico, la gente della strada tutto sommato? Un ringraziamento principale all'azienda, al gruppo Morellato S.p.A. in questo momento rappresentato dal nostro responsabile Michele Fedele, che ci ha consentito ovviamente di avere questa bellissima serata.
Diciamo che il nostro intento è, come tu ben sai, come i nostri clienti sanno, è quello di avvicinare il loro attore, il loro personaggio televisivo. In questo caso parliamo di Gianni Sperti, che in questa sera abbiamo qua a Catanzaro per la prima volta, al nutrito ovviamente gruppo di fans e anche di curiosi che vengono a vederlo, e con l'occasione ovviamente farci, perché no, un pochino di pubblicità. Morellato è un marchio che non ha più bisogno di grandi presentazioni. Qual è il target dei pezzi griffati da questa marca? Morellato, il gruppo Morellato Gioielli, in questo momento è il leader nel settore del gioiello fashion dei giovani e non solo. E appunto perché leader? Perché abbraccia un target abbastanza variegato. E può prendere ovviamente un pubblico giovanissimo con 29 euro, 19 euro, quindi con pochissime disponibilità, facendo un bel regalo, fino alla signora ovviamente un po' più possibilitata ovviamente di risorse, con acquisti un po' più sostanziosi. Era un po' toscano, un po' calabrese. Le lasciamo la cosa. Siamo tutti con il terzo. Grazie. Vediamo se ha preparato questa sua venuta in Calabria, ma estemporanea uno spot per la Calabria. Venite qui perché? Venite qui perché si mangia bene, perché c'è l'anduia. Hai detto niente, adesso con i tempi che corrono è meglio venire a mangiare cose buone. Un'ultima battuta per i suoi progetti immediati. Io non faccio più progetti futuri, vivo giorno per giorno. Ciao!